Siamo con Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia. Slow Food è una delle associazioni che ha organizzato questa manifestazione. Intanto, perché l'Aquila per un festival della partecipazione? Ma per tanti motivi, parlare di partecipazione significa parlare di coinvolgimento, parlare di solidarietà, parlare di condivisione e parlare probabilmente anche di prospettive. L'Aquila rappresenta un po' questi temi, li rappresenta bene per la storia recente, per la voglia di continuare e soprattutto provare a rialzarsi e rialzare la testa in una direzione giusta, che è quella di una sostenibilità sociale, ambientale, economica. E quindi ci sembrava doveroso ripartire dall'Aquila, ci sembrava doveroso ripartire anche con le altre organizzazioni che insieme a Slow Food organizzano questa rassegna, questo festival, che sono Action Aid e Cittadinanza Attiva. Ecco, insieme a loro abbiamo scelto l'Aquila, insieme a loro vorremmo costruire un percorso che duri nel tempo. In che modo, diciamo, le tematiche che vi stanno maggiormente a cuore, appunto quelle della sostenibilità applicata appunto al cibo, all'agricoltura, possono concorrere a far rinascere una città che vuole puntare anche sulla filiera agroalimentare per tornare ad essere quella che era prima? Sì, anche perché il cibo è diciamo noi, è un collettore di temi. Attraverso il cibo noi parliamo appunto di diritti, perché il cibo è un diritto di tutte le persone, di tutti gli esseri viventi. Attraverso il cibo parliamo di ambiente, attraverso il cibo parliamo di economia, attraverso il cibo parliamo anche di piacere, di condivisione, come dire, di favorire un approccio nuovo delle persone al benessere. E soprattutto attraverso il cibo parliamo oggi sempre più di salute. Non dimentichiamo, ecco, che un pezzo importante della spesa pubblica viene destinata alle spese sanitarie, e attraverso, ecco, una buona educazione delle persone verso l'approccio alimentare probabilmente avremo la possibilità di ridurre di tanto, ecco, le spese sanitarie del nostro paese. Quindi riteniamo che il cibo sia un collettore di temi, e dentro un festival della partecipazione probabilmente bisogna partire dal cibo. In queste settimane si parla molto del cosiddetto TTIP, cioè se ne parla più che altro per dire che come dire, i temi e i contenuti di questo trattato in realtà sono molto poco conosciuti insomma, dai cittadini. Questo forse è un esempio di non partecipazione, pur essendo una cosa che avrà effetti importanti sulle vite di tutti noi. Perfetto, il TTIP è un esempio, anzi diciamo uno stimolo se vogliamo, per reagire, e noi dobbiamo creare, come dire, gli anticorpi a quei meccanismi che escludono le persone dai processi economici ed anche dai processi democratici. Non è pensabile che uno strumento del genere, un accordo sugli investimenti e sul commercio, come dire, venga stabilito a tavolino in stanze quasi segrete. Quindi respingiamo il TTIP nel metodo, perché è inaccettabile appunto escludere i cittadini, ma anche nel merito, perché i rischi connessi a questo trattato sono tantissimi, rischi di abbassare gli standard di sicurezza alimentare, rischi di peggiorare la qualità. Noi invece vorremmo batterci per un cibo migliore, per un cibo più rispettoso dell'ambiente e per un cibo che rappresenti meglio i diritti dei cittadini e delle persone che abitano questo pianeta. Quindi il TTIP sicuramente in questo contesto fornisce l'esempio opposto a un festival della partecipazione, ma ci dà anche, come dire, motivo per essere qui a organizzare, essere impegnati in una manifestazione di questo genere.